Elisabetta Grimani, docente precaria, quali le ragioni della vostra protesta e qual è la vostra situazione? Allora, io sono una docente precaria di seconda fascia, sono stata abilitata mediante un percorso istituito dallo Stato italiano e con la buona scuola di Renzi, con la riforma della buona scuola di Renzi, dal prossimo anno sarò disoccupata. Il piano di assunzione di Renzi infatti prevede l'inserimento di precari storici, ma non vuole, è determinato a non assumere tutti quanti i precari che si sono abilitati dal 2008 a oggi, condannandoli di fatto alla disoccupazione, quindi non vuole, non sta risolvendo la questione, il problema del precariato della scuola, ma sta condannando alla disoccupazione 80.000 persone per quanto lui dice, perché queste sono le stime che lo stesso Renzi ci fornisce. In realtà c'è sospetto che siano numeri molto più alti. Qui siamo di fronte veramente al licenziamento di massa più grande, più imponente della storia della Repubblica Italiana. Noi chiediamo che questo decreto legge venga ritirato e chiediamo che venga formulato un piano di assunzione pluriennale per tutti quanti i precari della scuola pubblica e tenendo per l'appunto conto di quella che è la situazione preesistente.